Allora, siamo e sono molto amareggiato, non tanto per la sconfitta in sé, ma per come un po' è venuta. È chiaro che mi assumo la responsabilità per l'approccio della mia squadra. Lì si è giocato un po' tutto, perché subendo 26 punti nel primo quarto, 24 punti nel secondo quarto, al di là dell'avere o meno ritmo in attacco, dai subito fiducia a una squadra come Scafati, che è il secondo attacco del campionato, in casa si esprime sempre ad altissimi livelli offensivi. È chiaro che approcciare così la partita con questa poca energia, con questa poca attenzione difensiva, ha incanalato subito la partita verso i binari che loro prediligono. A un certo punto non siamo mai riusciti a entrare in questa gara. È vero che abbiamo provato sempre a livello nervoso a starci all'interno, però non siamo mai riusciti a prendere un minimo di inerzia né difensiva, hanno sempre punito tutte le scelte nostre difensive. In attacco probabilmente non siamo mai riusciti a fare due canestre di fila. Abbiamo avuto un approccio, diciamo, un impatto da parte di Nicolao Isley, poco altro. Nel primo quarto Pepe ci ha dato qualcosina offensivamente, però siamo una squadra che, se non comanda un po' difensivamente e non, diciamo, trae anche ritmo offensivo dalle buone difese, fa chiaramente fatica contro tutti. Contro una Scafati come questa, chiaramente diventa improbabile provare a giocarsi la partita. Coach, qualcosina in più ti aspettavi, forse soprattutto dallo statunitense all'esterno? Parlo di James. Ma è chiaro che per noi lui è un giocatore importante, è uno dei migliori marcatori del campionato, è un ragazzo molto serio, un ragazzo che fino a qui ci ha dato molto. In trasferta fa un po' fatica, oggi particolarmente ha fatto fatica, a un certo punto non riusciva a entrare nella partita, si incaponiva un pochettino offensivamente più che focalizzarsi sulla difesa. È chiaro che poi io ho fatto delle scelte, ma non è chiaramente una scelta punitiva quello di averlo panchinato per molti minuti, è che gli altri mi davano di più. La nostra è una squadra che gioca d'insieme, seppure le statistiche dicono che lui, ed è così, è un giocatore molto importante per fatturato offensivo, e quindi è un ragazzo che deve crescere, è un rookie, ha fatto delle grandi cose fino adesso, ha fatto qualche passaggio a vuoto appunto in trasferta, oggi c'è stato l'ennesimo passo falso da parte sua, però diciamo che tutta la squadra obiettivamente non ha offerto una buona prestazione, quindi non ho nessuna intenzione di buttare la croce sul mio giocatore, anzi devo dire che sicuramente la maggior parte delle colpe ce le ho io. Abbiamo giocato contro una squadra che è in grande fiducia, che sapevamo veniva qui a Scafati per dare continuità ai risultati, alla vittoria di domenica scorsa contro Biella, era al secondo posto, ma non per caso, perché giocano veramente bene. Noi abbiamo avuto il merito un po' di rompere i loro giochi, di forzare un po' le loro conclusioni, abbiamo lasciato alcuni tiri aperti a Pepe, però sapevamo che per competere con loro dovevamo migliorare la nostra difesa, che nella gara contro Trapani è stata deficitaria, quantomeno altalenante nei quarti, mentre questa sera abbiamo concesso loro 18 punti sempre in tutti e quattro quarti. Abbiamo difeso con intensità e da lì abbiamo potuto giocare con il nostro ritmo, giocando in transizione, giocando in contropiede, andando dai punti di riferimento, punendo le loro scelte difensive e soprattutto giocando con costanza, tranne un passaggio a vuoto negli ultimi 4-5 minuti, dovuto un po' a rilassatezza anche per lo scarto dei punti, un po' anche a stanchezza. Non scordiamoci che ho provato a mettere Tomasini, però il ragazzo proprio non ce la faceva, perché era completamente debilitato da questo virus che lo ha tenuto a letto praticamente da lunedì a venerdì, e quindi abbiamo fatto di necessità virtù giocando con Portanese playmaker, ma in generale stasera abbiamo avuto anche risposte positive da due giocatori che possono e devono giocare sempre come stasera, mi riferisco a Crow e Fall, perché abbiamo anche bisogno di loro, abbiamo un roster lungo e importante dove ognuno deve dare il proprio contributo. Sono contento per loro della prestazione di stasera, oltre ovviamente ai nostri punti di riferimento abituali che si sono fatti trovare. Abbiamo reinserito Ammannato, è stata una partita dura che abbiamo reso poi man mano che giocavamo più facile dal punto di vista proprio del punteggio e dal punto di vista delle scelte, quindi sono molto contento per questo.
la dimostrazione che quindi il percorso di crescita non è stato interrotto dal passo falso di Trapani, è stato soltanto un piccolo incidente di percorso. La squadra anche oggi ha mostrato degli ulteriori segnali di crescita, soprattutto in difesa. Premesso che non c'è nessuna squadra in questo campionato che possa pensare di vincere tutte le partite, quindi la sconfitta, anche con un tiro sbagliato all'ultimo secondo nostro, ci sta anche. Siamo stati polli perché avevamo 5 punti di vantaggio a 1 minuto e 10 alla fine e li abbiamo gestiti malamente, ma ci sta anche perdere a Trapani, che guarda caso stasera mi giungono notizie che era 40 punti sopra a Capo d'Orlando, 30 punti sopra a Capo d'Orlando, per cui sicuramente non abbiamo perso contro Afragola, abbiamo perso contro una squadra o Santa Cata di Militello in Sicilia, ecco. Abbiamo perso contro una squadra che è competitiva, specialmente in casa, però anche in quella partita noi abbiamo dimostrato di potercela giocare, nonostante i problemi di falli di Stephens, nonostante i problemi di falli Rossato, l'assenza di Ammannato, siamo stati lì per vincere la partita, e questo è un significato. La crescita non va misurata soltanto con le vittorie, va misurata anche con quello che la squadra riesce a fare anche durante le sconfitte. Se poi le sconfitte sono di un punto, resta più rammarica ancora di una sconfitta di 10, però anche in quella partita abbiamo dimostrato il nostro trend di crescita dal punto di vista mentale. Stasera penso che le prestazioni di Crow e di Fall siano state il chiaro segnale della crescita complessiva di tutta la squadra.